Come consiglio numero uno vi dico di noleggiare la macchina al di fuori della Norvegia, in quanto i costi sono davvero esorbitanti. Vi dico solo che per un multivan da 9 posti ci chiedevano sui 3.000 euro, invece in Danimarca 1.600. Siamo saliti in macchina da 5 minuti e questa è la situazione. Guardate che come siamo top. Quindi si arrivavano alle, wow, alle I maschi 4:20. lavorano e noi ciao. Segnale GPS perso. Siamo la banda più vulcanica di scarafaggi di calamita. Andiamo giù nella discarica e poi buttiamo all'aria tutta la città. Dichiarazione, amore. Devi filmare. Dai, cosa, come ti sembra finora? Ah, come sembra, è bello. La macchina, fortuna è comoda, si guida bene. Però qua non è che ci sia tantissimo da vedere. Però no. Siamo in the middle of fucking nowhere. Middle of fucking nowhere. Va bene. Prima di prendere il traghetto per la Norvegia ci siamo fermati a Grenen, che è praticamente la punta più a nord della Danimarca, dove si incontra il Mar Baltico e il Mare del Nord e magicamente non si uniscono. Quindi dall'alto si può vedere come si crea una linea dove questi due mari sbattono. Ragazzi, abbiamo mangiato. Buono, tutto. Buonissimo, sì. Adesso siamo in profumeria. Rubiamo dei profumi. Ci truccheremo e faremo le vips in questa nave bellissima. Facciamo così. E poi niente, dobbiamo fare mezzanotte, quindi 4 Guardate, ore. guardate questo profumo. È tax free. Anna, il cellulare. Adesso andiamo a fare un giro. Posto. Guardate il trucco. Lei si prova un po' dei profumi, no, non è malata dei profumi. Questo mi piace un po'. Guardate il mascara invece dell'occhio della mia amica. Mamma, io solo. Ma chi guardate? È il mio lucidabra com'è? Ma noi ci siamo truccati Chanel. Ciao mamma, guarda come mi diverto. Mi vuoi sposare? Fai un video. Vi dico solo che io sto pisciandomi addosso dal ridere, non so quanto ci metterò a montare sto video. Aiuto! Da Stavanger a Preikestolen mi consiglio di partire sulle 7:30 perché comunque ci vorranno 3 orette e dovrete prendere anche il traghetto che dura 1 ora e mezza da Tau, perché poi sulle 10:00-10:30 arriva la schiera di gente dalle crociere. Infatti noi dopo aver pranzato siamo tornati indietro sull'una e abbiamo incontrato tutta la fila in andata. Nel punto quasi più alto ed erano proprio fermi. Contate che per fare la passeggiata ci vogliono circa 4 ore andata e ritorno, senza poi contare che almeno le foto per mezz'oretta si fanno. Poi per Bergen ci vorranno circa 6 ore e 40, quindi per arrivare almeno entro le 11 di sera vi consigliamo di partire non più tardi delle 16.
Ragazzi, stiamo per entrare in un parcheggio, abbiamo già sbattuto nel cartello di sopra. No, no, vabbè. Buongiorno. Oggi siamo a Bergen, la città di Checco. Questo è il tempo. Comunque, stamattina ho fatto colazione in casa con... con lo skyr, pane tostato, nougat e mirtilli, mandorle, il porridge fatto stanotte con la cannella rubata dalla signora. Oggi non so cosa facciamo, però stasera la grigliamo. Per ora brutto tempo, ma tempo speso bene, come direbbe il giornalista dietro. Bellini che si... Perché non danno i cappuccini? Come dicono gli altri, devo allungare il bastone. No, non si vede neanche la faccia. Questo è il mercato del pesce. Ma tra l'altro ti può... Guardali! Ti salutano! Saluta Antonio! Saluta, dove sei? Hai visto? Hai visto che salutano? Ragazzi, ma è vero, stiamo è vero. Per mangiare l'orso polare. Grazie. È un selfie, vedi? Io faccio poco, Eddie, ne vuoi un pezzo? Vai, vai. Sembra cinghiale. È particolare. È particolare. Cosa c'è sopra? Di Bergen abbiamo visitato praticamente il centro, visto che pioveva e c'era del gran vento, oltre al freddo, e siamo stati al Bryggen, che è il quartiere più antico della cittadina, che si estende sulla sponda orientale del porto, con lunghe e caratteristici edifici dal tetto spiovente, costruiti con assi di legno grezzo e fondamenta abbastanza cioè di pietra. La particolarità è che questi edifici sono pendenti, visto che un tempo una nave petrolifera esplosa e tutte le fondamenta si sono inclinate, e sono rimasti solamente 58 edifici oggi, che sono praticamente stati ricostruiti dopo un incendio. Da Bergen siamo andati a Olden facendo la E16, che è un po' più lunga rispetto alle 39, ma è più bella e dà la possibilità anche di navigare lungo il Nærøyfjord, che è spettacolare. Per arrivare a Gudenwagen abbiamo preso il traghetto. Siamo sul traghetto che ci dovrebbe portare al ghiacciaio. L'unica pecca è che abbiamo perso il primo traghetto e adesso sono le 3 e ci mette 2 ore e 3 quarti per arrivare, e quindi arriveremo alle 6 e andare sul ghiacciaio alle 8 di sera non so quanto sia congeniale, quindi mi sa che oggi è andata. Per il resto, stamattina ho fatto colazione con porridge sotto forma di cheesecake, cioè ho fatto andare un po' di muesli con l'acqua e cannella, e poi gli ho messo lo yogurt greco, i mirtilli e per ultimo le mandorle. Ho fatto merenda con del pollo all'olio di cocco rimasto da ieri sera, e oggi a pranzo di pollo, riso bianco, ci ho messo del bacon secco e insalata. C'è qualcosa che mi ha dato fastidio, perché
Ieri sera abbiamo mangiato un po' di troioni e ho mangiato anche il gelato e mi sono gonfiata come un palloncino. E poi stanotte ho invece, mi sono svegliata e ho mangiato dei biscotti e del pane Nutella, perché ieri non avevo fatto le mie merende. Ok che non conto, però mi sono veramente, il mio corpo si è mangiato meno di quello che dovrebbe a fare. Easy. Però basta. Adesso vi porterò un po' in crociera più fa. È che vince! Supera, supera! Alla fine! E vince! Ancora, ancora! Stiamo andando finalmente al ghiacciaio di Brieckenstollen, tanto tutto così. E niente, fa freddo tanto e ho perso le 12 euro. Siamo un po' intasati dalla cena di ieri sera. Abbiamo un filetto al così, con le persone che fa meravigliosa e salato per modo di dire, e i miei amici invece hanno preso sulla pizza e mi hanno mangiato il petto, ma sono intasati perché la pizza era tipo con la salsa di ciliegie piccante e il formaggio, era la mozzarella, e non era molto buona, però basta, vi devo far vedere uno spettacolo. Aspettata. Voi non potete capire quello che sto provando io ora. È una cosa immensa, non rendo dal telefono. È qualcosa di... ma... è bellissimo. Fate cinese che ha rotto il cazzo. Guardate il colore di quest'acqua. Buongiorno, sono le 5.58 e io sono già in piedi. Sì, perché la nostra camera non aveva le tendine, quelle che oscurano, e io vado col sole, quindi questa è una situazione pessima. Sono andata a letto a 00:40 e ho dormito pochissimo, però oggi siamo a sedere per 9 ore in macchina come anche ieri, e quindi ne approfitterò magari per dormire. Mi sento una balenottera. Cioè, voglio fare palestra, mi inizia a mancare una settimana esatta e inizio ad essere in assenza. E niente, oggi arriveremo a Bodo, passeremo per il parallelo del circolo polare artico e basta. Da domani si ha 4 giorni all'isola di Lofoten, almeno lì ci possiamo riposare,
vedremo degli spettacoli fantastici della natura e basta. Tra poco vado a preparare la colazione per tutti quanti, solo che non posso neanche fare casino. Intanto sto girando il campeggio. Il consiglio più importante che vi do è quello di poter soggiornare presso gli Airbnb, visto che le loro case sono molto molto belle e perché il costo del cibo là è il doppio rispetto a quello che noi spenderemo in Italia, sia al ristorante che nei supermercati. Quindi opzione Airbnb approvata.